Vi mostro un posto per me interessantissimo. Ho fatto un lavoro anche qua, dove si chiama la Basilica di San Pietro. Allora, c'è un campanile e su un cima ci sono tanti campani. Io ero elettricista, no? Allora, niente. Sto campanile, c'è, dunque c'è sta torre che adesso vi faccio vedere, c'è sta torre, in cima ci sono 8-10 campane, ecco quella lì è San Pietro, ecco questo qua è il campanile, non so se si vede. Allora si entra da quella porticina lì, poi si fa una specie di giro e si inizia ad andare su. Non ci sono scalini andare su, c'è una rotta, tutto un cerchio elicoidale che arriva fino lassù in cima. E non c'erano le luci, allora, perché c'è un problema che qui suonano ancora le campane con la cora, ci vanno su dei frati, dei campanari, tutti inciucati, duri, 2 litri di vino rosso per fare questa operazione a testa. Niente, le raccontava il prete, io non ho capito questo. Comunque, niente, c'è sta scala elicoidale e non c'erano le luci. È il fatto che per portare i tubi che ci stanno dentro i cavi elettrici, un cerchio non è mica facile, bisognava andare lì con le scale in due, fare il foro tutto, piegare il tubo, c'è un bordello che non vi dico, scala infinita, scala, poi non è una scala, è un passaggio in salita tutto senza scalini, è un passerello. Lassù si vede, poi abbiamo messo i fari alle finestre e sbalzo con le cinture di sicurezza, uno andava fuori col trapano a sbattersi, beh vabbè, poi ve la faccio vedere anche di notte, è illuminata a giorno adesso, prima non c'era un tubo, non c'erano le luci, niente, non si vedeva niente. Bisogna andare su con la torcia. Beh vabbè, la particolarità lassù, quando vai lassù, no? Non ci sono gabinetti. Allora se non gli scappano di qui, c'è un posto tipo, avete presente quei cosi dei bagni pubblici? Niente, vai lassù e dici, ma non ci sono gli scappi. Sul tetto della chiesa. E niente, ci sono queste gran campane, al sabato e alla domenica vengono i campanari, vanno su con ognuno, c'è il suo bottiglione di vino rosso. Ognuno ha il suo bottiglione di vino rosso, fanno queste gran suonate, adesso c'erano dei motivi, tutti loro fanno delle gran suonate, inciucati neri, poi se hanno bisogno di venire qui sono sul tetto della chiesa, niente, e poi anche le chiese insomma, le luci nelle chiese, poi un giorno vi faccio vedere, paurosissimo, 20 metri in aria, mettere le luci, mettere i faretti, cambiare i faretti,
Poi un giorno ve lo spiego, paurosissimo. Sapore di natura.